Let's go! Bentornati, ovetti, su Pikmin 4. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto le ultime 3 medicine che useremo per curare gli ultimi 3 fogliolini dopo averli salvati. Quindi andiamo subito all'area 6. Bosco primordiale? Sì, ce l'ho fatta, perfetto! Ho ricordato il nome di un'area. Andiamo a salvare i fogliolini. Bosco primordiale, per la penultima volta in realtà. Quindi, Ocin, fatti cavalcare, da quale sfida ci conviene iniziare? La più vicina? Mi sa che è proprio questa, quindi andremo qua giù. Sì, ci sarebbe anche questa, però la faremo più tardi, le faremo tutte e tre. E c'è ancora una spettralide che trolla in mezzo alla mappa. E mentre andiamo, vorrei ricordarvi che una volta fatta una sfida ci regaleranno 30 materiali, che probabilmente spenderò per comprare delle saette shock, perché sono leggermente OP come oggetti. Già, mi devo preparare per la battaglia finale. Palestra dei bottoni, Pikmin rocciosi e Pikmin bianchi. Abbiamo 7 minuti. Non c'è bisogno di presentazioni. Io so chi sei, grazie al Dandori. Fammi vedere il tuo Dandori. Pronti? Andiamo sulla mappa! O meglio, usiamo il drone prima. Eccolo qua. Allora, bottoni. Qua abbiamo qualcosa. Qua abbiamo delle cromanvillee bianche. Dunque, qua si alza il tutto una volta premuto il pulsante. Là possiamo andarci solo con i rocciosi o con Ocin. Qua solo con i bianchi o con Ocin, sempre. Vero, ricordo che la muffa collosa impedisce di prendere questa roba. Per il momento, almeno. Vediamo altro, ci sei tu qua. Delle campanelle. Ok, qua si scende ma non si sale, giusto? Sì. Quindi tecnicamente dovrei andare, mi sa, prima qua, vero? Perché se faccio questo e intanto devo premere per forza il pulsante, ma se vado qua e i Pikmin cominciano a lavorare per di qua, magari una volta tirata fuori questa e questo, posso ripremere il pulsante e andare a prendere questa roba qua? Sì, ok. Poi andiamo qui. Però poi il... poi c'è questo blocco. Quindi poi ci conviene andare in realtà qua sopra. Lasciamo questa per più tardi, forse. Sono un po' titubante. Mappa, grazie. Allora, abbiamo detto che voglio andare prima qua, giusto? Sì. Quindi andremo prima qua. Abbiamo dei Pikmin da qualche parte? No. Abbiamo tutti i Pikmin già con noi? Mi fa un po' strano, però, se funziona. Ah, qua abbiamo un tesoro nascosto che neanche ho visto, ma grazie. Ok, pronti? Via. No, aspetta, devo girarmi a sinistra appena comincio, vero? Sì, ok, quindi eccoci qua. Ci ne andiamo. Allora, voglio attivare quello. Grazie, ok. Voglio solo i Pikmin bianchi per il momento, perché devo fare così. E mi sa che abbiamo perso un Pikmin, vero? Lo sapevo, ok, non, nessun problema, era tutto quanto calcolato. Dai, sbrigatevi. Pikmin che non stanno venendo qui, per favore. No, qua. Perché fate quel giro strano, non lo so. Facciamo una cosa molto bella. Ocin, vai tu qui. Tutti gli altri portino questo. Provate a portare anche quello. E tre questi. Appena cambiano, cioè appena escono da qua, al posto di fargli fare un giro immenso, mi sa che conviene, esatto, mi sa che conviene che vadano per di qua. Ok, dovrebbero cambiare zona, però gli altri Pikmin possono comunque passare. Che strada stai facendo? La strada giusta, perfetto. Scavate per di qua. Andate a prendere qualche altra cosa qua giù. 43? La cosa mi preoccupa, però ce la sto facendo. Pikmin che non stanno facendo niente, Silvuplay. Ok, perfetto. Allora, adesso chiamerò altri Pikmin, mi raccomando. Però voglio prima andare qua. E già che ci sto, per una volta nella mia vita posso fare questo, bene.
Convertiremo i nostri Pikmin in fiori appena posso. Vediamo. L'hanno finito quasi di portare tutto quanto. Mentre portano lì la roba, io direi di distruggere questi, che sono estremamente vulnerabili ai Pikmin rocciosi. Se riuscissi a lanciare i Pikmin rocciosi, ovviamente. Ma non sta succedendo, quindi. Allora, portate tutto quanto in base. Portate tutto quanto in base. Perfetto. Ok, allora. Mappa un secondo. Qua abbiamo fatto quasi tutto. Devo adesso andare qua, vi ricordo che c'è un nemico, quindi attenzione. Qui, Pikmin che non stanno lavorando verso la base. Dai che abbiamo poco tempo. Prima riesco a finire tutto, meglio è per noi. Ok, abbiamo abbastanza Pikmin per affrontare quel ciccio laggiù. Quindi, affrontiamo il ciccio laggiù. Levati. Ok, perfetto. Occhin mordilo. Bravissimo. Ok, direi di mandare i Pikmin rocciosi qui. Direi poi di fare un bel salto. Il giro è abbastanza lungo, quindi devo stare attento. Venite qui. Intanto che adesso noi andiamo per di qua. Spero di aver fatto la scelta giusta. Tutti giù. Voglio solo i Pikmin bianchi, perché così posso fare così. Bene. Allora, vai. Ce l'ho fatta? Sì. Allora, tutti quanti a lavorare qua. Mentre tutti quanti lavorano, la muffa col... Che succede? Non riesco a colpire. Ok, vai. Tutti qua. Allora, qui... Portate in base. No, fermi. Occhi non deve fare niente qua. Devo però prendere i Pikmin che ora dovrebbero mettersi a lavorare nel punto giusto. Portate anche questo qua in base, perfetto. Quanti Pikmin stanno lavorando a niente? Qua abbiamo ancora roba da fare. Devo cambiare il pulsante, vero? Aspetta però, se cambio il pulsante blocco questo accesso. Però sblocco questo. Ok. Ora vediamo cosa posso combinare. Appena portano tutto quanto in base, questi. Abbiamo ancora 4 minuti e siamo messi abbastanza bene. Non è che siamo messi così male. Quanti ne mancano laggiù? Beh, 2, quindi lo faranno in automatico. Convertiamoli in Pikmin fiori, almeno un paio. Bravi, ok. Ora andiamo laggiù. Vediamo se riesco a fare qualcosa senza cambiare troppa roba. Abbiamo per caso un nemico qua? Sembra di sì, sembra proprio di sì. Ok, fermi. Smash. Occhin, mordilo. Aia. Occhin, mordilo. Perfetto. Allora, rocciosi, Tutti quanti a lavorare. Occhin, porta tu questo qua. Devo in effetti fare un'altra cosa io. Devo adesso cambiare direzione. Ah, aspetta, per cambiare direzione mi serve Occhin. Occhin. Ok. E cambiare direzione intendo aprire quel passaggio. Dai, che ce la posso fare. Abbiamo 3 minuti ancora. Non è impossibile. Vai. Una volta fatto questo però, devo fare un giro assurdo per andare là, vero? Sì. Però abbiamo aperto il passaggio là sopra. E esatto, stanno passando nel punto giusto per una volta nella loro insignificante vita. Allora, abbiamo un Pikmin roccioso, ma sei serio? Davvero abbiamo 20 Pikmin che non stanno facendo niente? Oh no! Ok, potrei aver fatto un gigantesco errore. Dove sono i Pikmin e da dove stanno arrivando? Da laggiù. Ok, forse riesco a fare qualcosa se mi unisco a loro appena li vedo. Eccoli. Fortunatamente alcuni erano fiori. Dai, perfetto. Oh no. Ah, in realtà sì, vai. Vai, possiamo fare questo direttamente. Perfetto, 10. Quelli che non stanno facendo niente adesso da me, grazie. Appena riusciamo a portare questo in base, possiamo provare a portare le ultime cose in base. Quindi dai, sbrigatevi. Fortunatamente abbiamo un bel po' di Pikmin. Posso lanciare qualche Pikmin da qua sopra? Mi sa di sì. Però me ne servono i 10 Pikmin che non stanno lavorando, quindi venite a me. In fretta. Ok. Da qua sotto posso fare questo. Ok, tutti al lavoro. Anche là. È chiuso il passaggio. No, il passaggio è aperto. Quindi in realtà ho fatto tecnicamente bene a fare così. Allora, andate laggiù. Bene. Mi sa che ci resta solo da andare lì e fare tutto quanto. Abbiamo 2 minuti. Forse riesco a farcela. Ancora 2 minuti, esatto. Quindi, salta. Tu stai portando quello in base. Siete abbastanza veloci, quindi... Ah, però voglio ricompensarvi, dai. Andate qua. Siate veloci. Oh, mamma mia. Devo ancora prendere un sacco di roba. No. Fermi. La cosa non quadra per niente. Vai. Ok, abbiamo fatto qua. Appena portano tutto quanto giù, devo ricambiare il pulsante. Dai, per favore. Ah, però se cambio il pulsante... No, fermi. Devo prima prendere questi, allora. Ok, venite a me. Sono 39. Ne manca uno. Non so dove sia... è questo, è giusto. Abbiamo fatto. Devo solo prendere l'ultima cosa, ok. E per prendere l'ultima cosa devo fare qua. Andare in fretta qui. Le porte rosse si sono aperte.
Non abbiamo un mucchio di qualcosa qua, vero? No, abbiamo finito i mucchi, ok. Quindi, Pikmin bianchi, che fate tutto quanto prima. Ok. E mi sa che ce l'abbiamo fatta, perché basta che io vada qui, riprema il pulsante e fine. Dovrebbe andare bene così. Ah, e hanno fatto il giro più lungo. Beh, fortunatamente erano Pikmin bianchi, quindi ce l'ho fatta. Ok, il primo platino della giornata l'ho preso. Le prossime missioni però, vedremo. Fine! Tanta bella roba. Non posso skippare questa scenetta e non so neanche io perché. Ma ce l'ho fatta. Abbiamo fatto platino. Il mio obiettivo in realtà per tutte quante le sfide d'Andori, barra d'Andori, è ottenere l'oro per l'incarico, però meglio così. Il tuo d'Andori è incredibile, hai battuto il record. Prendi questi 30 materiali. Sembra che abbia perso i sensi, è l'occasione giusta per salvarlo. Mi sa che ho un po' di febbre. Spero di no, ma mi sa che ho davvero un po' di febbre. Allora, sì, non importa chi abbiamo, l'importante è avere Pikmin. Quindi, al lavoro, Pikmin. Sei, magari. E mentre lo portano in base, io mi dirigo. Mi sa questo. Sì, conviene andare prima qua. Oddio, in realtà mi sa che non conviene. Però voglio andare prima laggiù. L'ho già detto, no, però lo farò. Probabilmente andrò a prendere un altro po' di spray ultrapiccante, altri materiali nascosti, dopo aver salvato i 3 fogliolini. Un altro fogliolino salvato, ottimo lavoro. Errore PNF404. Finché ho abbastanza medi... Lo sappiamo già, Ionni, lo sappiamo già. E questo, allora... che stiamo superando adesso, è il ponte più lungo del gioco. E ci ha richiesto, se non sbaglio, 70 materiali, quindi... Beh, ora lo sapete. Percorso precipizio, Pikmin gialli e Pikmin rocciosi. Le cose pesanti sono le più preziose, ma sono difficili da trasportare. È importante sapere come trasportarle. È lì che dimostri quanto vali. Pronti? Pausa! Usiamo subito questo qui. Vediamo, coleti nani arancioni. Questi. Ranucche idropiche. Abbiamo poi dei Pikmin gialli. Qua abbiamo da scavare. Abbiamo qualcosa da costruire allora? Tu sei grosso. Tu sei molto grosso, ma... Pikmin rocciosi, esatto. Siamo su un terreno morbido. Questo vuol dire che le ranucche idropiche gialle giganti si possono lasciare... ferme mentre le attacchiamo con dei Pikmin, mentre andiamo a fare anche altra roba. Allora, qua abbiamo altri Pikmin, altra roba. Qua abbiamo questo. Qua si rompe con i Pikmin rocciosi, appunto. Abbiamo Pikmin rocciosi adesso, sì, ok, perfetto. Questo anche devo romperlo, qua abbiamo un altro nemico grosso. Qua si sale con Occhin. Abbiamo questo, un'altra ranuca idropica. Vediamo. Devo, mi sa, una volta essere... salito qua con Occhin. Perché ho visto che c'era... Esatto, questa. Quindi devo poi scendere. E cioè, devo poi salire con Tonks. Anche perché devo fare questo. Qua abbiamo un'altra cosa da scavare. Qua abbiamo un modo per lanciare i Pikmin sopra. Almeno suppongo che sia per quello. Mappa un secondo, grazie. Allora, direi di... andare a fare questo giro. Attacchiamo questi qua con i Pikmin rocciosi. Anche questo. Mentre i Pikmin gialli attaccano questo portale. Sì. Poi prendiamo questi. Li mettiamo a lavorare qua. Qualcuno scavi qua per vedere cosa c'è là dentro. E nel frattempo che fanno tutto questo, direi di andare a prendere questi due Pikmin. Questi due mucchi di Pikmin. E se riesco a affrontare anche questo. Quindi, saltate insieme a me. 5 Pikmin qua. Ok, allora. Cominciamo. 1. 2. E ho sbagliato, quindi carica. Perfetto. Nessun problema, i Pikmin lavoreranno dopo, prima devo prendere roba. Quindi carica. E gusta. Ok, Occhin mordilo. Occhin mordilo. Perfetto, tutti a me. Fortuna che abbiamo il fischietto, vero? Pikmin rocciosi all'attacco. Mentre loro vanno qua, qua scaviamo.
Qua abbiamo detto di prendere questi Pikmin rocciosi, visto che sono grandi e grossi. Allora, lavorate qua. Dovrebbero riuscire ad attaccarlo, no problem, mentre fanno tutto da solo bombe. Ok, sai che ti dico? Ti dico una cosa molto bella. Voglio usare una bomba contro questo nemico, perché mi sa che è molto più veloce fare così piuttosto che aspettare. Fate questo, perfetto, bravissimi. Cominciate a lavorare anche a questo. Ma non svegliate il tizio, mi raccomando. Portate questo in base. L'abbiamo fatto quello, perfetto. Allora, Ocin, vai qua. Stanno attaccando quello benissimo, perfetto. Esattamente questo io volevo. Quindi attaccatelo ancora. Qua ne abbiamo altri, quindi sfruttiamoli. Scavate questo, già che ci state. Così almeno possiamo fare qualcosa qua. Vediamo. Pikmin che non stanno lavorando qui, per favore. Dovrebbero riuscire a fare qualcosa. Pikmin che non stanno lavorando, dove siete? Eccovi qua. Allora, ah, abbiamo ancora qualcosa qua, quindi vai. Ok. Là abbiamo ancora un tizio vivo. Il mucchietto di scavi è stato fatto. Pikmin che non stanno lavorando qui. Ocino, puoi attaccare? Ok, no, perfetto, perfetto, perfetto. Aspettiamo giusto un attimo prima di fare altro. Vediamo. Eccovi qua. Non so che giro avete fatto. Un'altra bomba. Quindi vuol dire che le bombe vanno usate in questo modo, mi sa. Lanciala. Là. Perfetto. Mentre esplode, noi facciamo altro. Qualcosa qua? Sì. Ok. Quindi attenzione anche a tutto il resto. Spray ultra piccante. Spray ultra piccante è incredibilmente buono. L'abbiamo sconfitto proprio in tempo. Mi sa che non abbiamo perso Pikmin, cosa buonissima per noi. Qua non c'era niente. Ok, portatelo in base. Ah, non possono portarlo in base. Ah no, perché? Ah, Ocin, facciamo una cosa, va. Prendiamo noi i Pikmin che stanno qua. Ok, Ocin, vai. Ocin, vai là, grazie. Ok, adesso, una volta che avremo tutti i Pikmin, e mi sa che li abbiamo tutti, devo usare lo spray ultrapiccante. È emozionante capire. Sì, lo so, perché con lo spray ultrapiccante posso avere tutti i Pikmin che voglio fiore. Quindi, portate tutto quanto in base. Oh no, 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 no. Ti posso colpire anche io, eh? Dai. Perfetto, non l'ho perso. venite qui. 21 Pikmin che non stanno lavorando. No, 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 no. Che è sta storia? Fermi, fermi, fermi. Ok, allora. Portate questo qua. Portate questo qua. Ocin. Ocin, ho sbagliato. No, fermi, fermi. Mentre loro portano tutto. Venite qua. Grazie, abbiamo 4 minuti. Stiamo giocando abbastanza bene. Vorrei in effetti convertire tutti quanti in Pikmin fiore. Perché mi sa che è il momento. Sì, ok. Quindi tutti qua. Oggetto. Vai. Boom. Allora, portate questo in base. Portate poi questo in base. Dovrebbe in realtà pensarci Ocin, lo so, me ne sono accorto dopo, maledizione. Però non importa. Andate tutti qua. Se portate questo abbiamo risolto il problema. Anche voi. Tutti quelli che devono finire di fare roba, portino tutto quanto in base. Una volta fatta questa zona, devo ancora prendere qualcosa qua e salire sopra. Vero, devo ancora salire sopra. Maledizione, me ne sono accorto dopo. Dai, 25, 24. Ocin anche sta portando quello, vero? Fortuna che sono veloci. Fortuna che sono molto veloci. No, aspetta, Ocin ti voglio però. Ok, dai. Chi manca? Ok, perfetto, stanno andando. Ora, voi da me, separiamoci. Io, Tonks, vado qui. Ocin, devi andare da solo, mi sa, qua sopra. Ok, perfetto. Perché se Ocin va qua sopra, io posso adesso cambiarmi con Tonks per mandargli i Pikmin addosso. Esatto, Tonks ha raggiunto la meta. Quindi, vediamo. Anzi, facciamo una cosa. Ocin attacca. Posso attaccare là, perfetto. Mentre Ocin sta là, se non viene colpito troppe volte, direi di mandare abbastanza Pikmin qua sopra. Così che Ocin possa, ok, andare a prendere i Pikmin e fare tante altre belle cose. Allora, vediamo. Prima di tutto devo sciogliere questo. Quindi andate, sciogli. Mentre tu lo sciogli, direi di attaccare, dai, vieni qua. Questo! Così poi posso morderlo. Ok, perfetto. Rompere questo. Magari lo posso rompere anche un po' con Ocin. No, con Ocin non ci riesco. Ok, allora, mentre loro distruggono, direi di prendere il controllo di Tonks. Ok. Chi è che non sta facendo niente? Venga qui da me, s'il vous plaît. Ok, grazie, venite qui. E mentre loro arrivano qua, Ocin potrebbe, in effetti, cominciare a portare questo in base. Non ho neanche fatto, mamma mia, non ho fatto ancora niente, mi raccomando. Pikmin, dove siete? Eccovi qua, abbiamo solo 2 minuti. Attenzione. Prestiamo molta attenzione. Vai qui. Andate qua. 5, bravissimi.
Qua abbiamo ancora qualcosa, vero? Quindi sì, andate. Tutti quanti quelli che devono andare vadano, per favore. In fretta, ok. Tutti qua, il resto. Chi è che non sta lavorando venga qui. E una volta fatto ciò, devo ancora fare questo. Oh, devo ancora fare quello, dannazione. Ok, dovrebbero arrivare tutti quanti i Pikmin. Abbiamo un minuto, non abbiamo altri spray ultrapiccanti. Forse dovevo aspettare e non usare lo spray. Maledizio, maledizio. Ah, e... scusate, qua non c'è nessuno che sta andando. Ok, perfetto. Andate qua. Perfetto, Ocin, vieni subito qua. Fermi. Qua stanno portando in base, ok, sì. Ocin sta arrivando. Ok, sì, è giusto, è giusto. Ocin, che ci serve però adesso? Niente. Ocin, cambiato idea. Ocin, comincia a portare questo, va. Che se no non ce la facciamo. Ok, e ora posso continuare a fare così. Dai, andate, andate. Affinché non portiamo tutto quanto in base. Questo mucchio, intendo. Potrei avere un po' di problemi. Perché... oh, Pikmin! Vi vedo che non state lavorando, eh. Ok. Ancora un minuto, ce la posso fare. Abbiamo fatto il rango di rame. Solo rame abbiamo fatto adesso. Ok. Andate. 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 Dai. Più in fretta. Quanti ce ne sono ancora? Forse dovevo portare il mucchio ancora più in fretta. Ok, perfetto. Vai. Perfetto. Scavatelo. Scavatelo. Perfetto. Tutti da me. Tutti da me. Andiamo. Andiamo giù. Abbiamo 32 secondi. Non ce la farò mai. Dipende da quanto ci ha messo Ocin. 30 secondi. Quanti ne sono qui? 47. Pikmin qui, grazie. Ce la posso fare. A fare qualcosa. Se no mi accontento dell'oro, ma andate. Ok, vai. 11 secondi, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Per pochissimo, 2, 1. Ho preso il rango oro. Mi va bene. Ok, dovevo forse massimizzare un po' meglio alcune cose. Sì, ho sbagliato alcune cose, insomma. Però ho preso il rango oro. E va benissimo. Il mio obiettivo era il rango oro, ve l'ho già detto. Fine. Ah, peccato però, per poco. Il tuo Dandori è incredibile. Hai battuto il record. Prendi questi 30 materiali. Ce l'hai fatta, Tonks? Sì, lo so. Sappiatelo, l'ho già detto, ma se il platino diventa necessario per finire il gioco al 100%, non lo vorrei fare, ma se sono costretto a farlo, rifarò questa missione off camera, un po' come ho detto che avrei rifatto le battaglie d'Andori, anche se non le ho ancora rifatte. Nessun problema, giusto? Perfetto. Abbiamo un'ultima sfida d'Andori e si trova qua, quindi direi di andare qua sopra. Qua abbiamo ancora una spettralide, vero? Mi sa di sì. Un altro fogliolino salvato. Ottimo lavoro. Ovviamente, PNF404. Bene, curiamo questo. Ma non smettere di esplorare. Non ne ho intenzione, ciccia. Di smettere di esplorare, intendo, ovviamente. Quindi, facciamo l'ultima sfida d'Andori. Questa. Oasi dell'Ordine. Abbiamo tre tipi di Pikmin. Let's go. Le cose pesanti sono le più preziose, ma sono difficili da trasportare. È importante sapere come trasportarle. È lì che dimostri quanto vali. Pronti ad aprire il drone, magari? Ok. Drone sorvegliante. Allora, abbiamo delle uova qua. Dietro di noi c'è qualcosa. Sì, abbiamo un pomodoro. Qua abbiamo del materiale da usare. Tanta roba qua sopra, Qua abbiamo dei Pikmin. Li posso chiamare col fischietto da qua sotto? Mi sa di sì. Ora proviamo. Qua c'è il materiale, l'ho visto nella scena, perfetto. Qua abbiamo un nemico, altri Pikmin, una melanzana. Questo da abbassare, anche se mi sa che è un po' inutile, perché devo usare i Pikmin volanti, giusto? Quindi forse lo posso prendere. Abbiamo i Pikmin volanti noi adesso, a inizio partita? Sì, ok.
Vediamo poi che altro c'è. Nemico velenoso. Sono tutti quanti nemici velenosi, vero? Qua abbiamo altri Pikmin. Qua abbiamo roba. Qua abbiamo una zucca addirittura. Altri Pikmin. Qua devo sconfiggere tutti quanti e scavare qua. Sì, ho visto che c'erano anche Pikmin viola. Quindi, esatto, Cromanvillea. Qua ci posso andare con Occin in fretta. Qua devo usare Occin per forza per buttare giù questa, mi sa. Ora per sicurezza mappa. Ok. Ci sono dei Pikmin sotto il pomodoro? E anche qua sotto. Ok. Direi di, dalla mappa, andare prima qua e usare Occin per spostare roba. Nel frattempo posso andare qui e mandare i Pikmin a prendere materiale. E poi faccio, mi sa, un giro dopo che Occin avrà portato il pomodoro in base, per prendere tutti i Pikmin di questa zona, sconfiggere questi, mettere Occin a scavare qua magari, mentre noi con i materiali presi facciamo questo. E una volta fatto ciò... No, mi servono i Pikmin viola per forza. Quindi qua devo andarci con Occin e i Pikmin bianchi. Ah, è un casino, però tentar non nuoce. Allora no, scendiamo subito. Occin lavora lì. Vediamo se intanto posso chiamare questi qua. Wow, perfetto. Ok, fermi un secondo però, perché devo mandare solamente i Pikmin alati qua. Bene, ora, voi venite da me. Occin, vieni da Paparino, vieni da Paparino. Devo ancora chiamare questi Pikmin. Che bello avere questo fischietto, vero? Ho già perso però un po' di tempo, devo stare attento. Vediamo se posso magari fare così. Bene. Ora, voi venite da me. Da me, grazie. E abbiamo 15. Me ne servirebbero 20 per abbassare quel... coso. Però, ripeto, mi sa che non serve così tanto. Allora, portatelo via. Portatelo via. Abbiamo altri Pikmin alati qua, bene. Attenzione allo scatto. Perfetto. Attacchiamo qua. Bene. Mi sa che abbiamo quasi tutti i materiali. Però, visto che abbiamo tutti i materiali, non ce li abbiamo ancora tutti? Ancora no? Ok, ce li abbiamo. Vai, 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 vai. Occin, vai a scavare quello nel frattempo. Pikmin che non stanno lavorando. Perché non state lavorando? Grazie. Ok. Allora, fatto ciò. No, no, mi serve Occin. Mi serve Occin. Occin ti voglio. Perché? Andate. Bene. Magari posso, con i Pikmin che non stanno facendo niente, andare a fare qualcosa di molto bello di là. Qua possono scavare due Pikmin. Perfetto. Perché qui voglio trasformare i miei Pikmin in Pikmin... in Pikmin. Sì, lo so, l'ho appena detto. Oh, no, no, no! Mi mangiare per due secondi. Mi fai lanciare i Pikmin? Ok, mamma mia, tre secoli solo per fare questo. Ora andate qua, fate tutto. Mentre fate quello io rompo questi. Lo posso fare anche col morso, vero? Sì, ok, bene. Quindi vai. No, fermi, 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 fermi. Ah no, non importa, perché qua abbiamo questo. Quindi venite qua, convertiamoli. 5. Occin, fai una bella carica. Bene. Pikmin qui, Pikmin qui, Pikmin sbucate fuori dal terreno qui, grazie. Ok, vai. Qua ne servono due. Ne ho mandati tre? Spero di no. Stanno facendo un bel giretto. La cosa non mi piace così tanto. Tesoro raccolto, bene. Allora, perché non c'è nessun Pikmin che sta tornando qui? Non lo posso ne fare in maniera quasi automatica. Mi sa proprio di no, perché sono cattivi i Pikmin. Mi vogliono trollare davvero un sacco i Pikmin. Allora, tutti qua da me. Vediamo, ne abbiamo due. Forse dovevo sistemare un po' meglio il resto dei miei Pikmin. Maledizio. No, aspetta. Sì, la va bene. La va tutto quanto bene. Occin porta questo in base. Ora, appena finiscono di portare quello, forse posso fare qualcosa. Ho sbagliato un po' di roba un'altra volta, eh. È la fretta forse del fatto che... Forse sto poco bene. Dico forse perché non lo so se sto poco bene. Allora, là abbiamo ancora qualcosa. C'è ancora un nemico? Sì, ok. Pikmin, grazie. Chi è che non sta lavorando? Scusate. Chi è che non sta lavorando? Scusate. Erano lì? Perché eravate qui a non fare niente? Piccoli. Allora, andate qua. Ok, Occin, vieni qui. Sconfiggiamo quel nemico mentre portano quello in base. Perfetto. Ok. Abbiamo fatto molte cose. Devo però andare qua sopra. Devo assolutamente andare qua sopra. E prima lo faccio, meglio è per noi. Quindi, qui grazie. Scendiamo da Occin perché Occin va qui a portare questo in base. Dovrebbe farcela da solo. Mentre noi andiamo qua. O da sola. Occin è maschio? Non ne ho idea. Però una cosa la so per certa. Occin ha raggiunto la meta. Quindi Occin porta questo. Ok.
Qui mandiamo Pikmin, Pikmin, tutti e 20 Pikmin, tutti Pikmin, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, vai in fretta, ok. Qui grazie a voi. Voi dovete portare qualcosa di pesante? Mi sa di no. Ah, c'è rimasto quello di pesanti, ok, perfetto. E ovviamente qua abbiamo dei Pikmin che non stanno facendo nulla, ma non importa. Andate. Ok. Abbiamo 21 Pikmin che non stanno. Perché ci sono Pikmin che ogni tanto non si mettono a fare nulla? Ok, Ocin bravo. Direi di finire questo e poi usare il resto dei Pikmin che abbiamo per fare altro. Quindi andate, tutti. Questo qua è un po' più pericolante come posto. Ocin, vieni qui. Ok, no, tu no. Ocin, vieni qua. Ok. Allora, laggiù abbiamo bisogno di tanti Pikmin. Là abbiamo bisogno di Pikmin alati, perché dobbiamo portare solo quello in base. Quindi andate, dai. Forse ce la faccio stavolta a non fare... troppo schifo, intendo. Vediamo, mi servono dei Pikmin non tanto volanti però, dannazione. Beh, anche volanti. Però volevo in realtà usare altra roba. Quindi facciamo una cosa molto bella. Usiamo quelli bianchi per questo. Ok. Quelli alati per questo. Abbiamo altri nemici qua? No, quindi gli ultimi alati vadano qua. E anche i viola a questo punto, dai. Dovrei aver fatto argento, perfetto. Che è che sta facendo fatica, scusate. 10 Pikmin che non stanno lavorando, quindi a me. Ok, sono fortunatamente proprio questi. Abbiamo del... loro stanno lavorando, ok. Perfetto, fai per... Lo so, l'ho notata come cosa. Però i Pikmin viola sono molto lenti, quindi occhio. 26? Ah, dannazione. Forse non riuscirò a fare platino un'altra volta. Qui nel frattempo tutti i Pikmin, grazie. Ocin, vai anche tu, così almeno forse qualcosa riesco a farla. Abbiamo 30 secondi e abbiamo solo questo da portare? Sì, ok. Allora, Pikmin bianchi. Fermi. Venite qua. Giusto un secondo. No, col cavolo. Vai, ce l'avevo fatta. Ce l'avevo pure fatta. Vai. Abbiamo poco tempo. Maledizione. Seriamente, lo so. L'ho notato, per quello volevo fare questo. Però, guardate. Anche qui ho fatto oro. È un peccato, perché avessi avuto direttamente Pikmin fiore, ce l'avrei sicuramente fatta. Però il mio obiettivo era fare oro, quindi tempo scaduto, non importa. L'oro l'ho preso, tecnicamente l'incarico l'ho completato. Ed è un'altra volta per colpa di questi cosi dorati, Vabbè, non importa. Rango oro. Il tuo Dandori è incredibile, hai battuto il record. Prendi questi 30 materiali. Skip. Adesso prendiamo... In realtà va bene chiunque, perché l'importante è avere tanti Pikmin alati barra volanti. E vi spiego subito il motivo. Ne abbiamo già 100, ignorate il 101 dei Pikmin viola, per favore. Già sapete il motivo per cui ne abbiamo 101, vero? Ok. Allora, area esplorata al 75%, perché ci sono così tanti tesori ancora da avere. Però ve l'ho già detto, adesso non devo fare praticamente nient'altro. Le uniche cose che voglio fare in questa mappa sono andare un attimo dove si trova lui, tecnicamente parlando, davanti alla cava, perché lì abbiamo, oddio, com'è che si chiama, dei cosi che danno nettare oltre piccante, e cercare altri materiali. Voglio andare a comprare qualcosa più tardi al laboratorio, e per farlo voglio tanti materiali, quindi mettiamo questi a lavorare. E basta, appena arriva il ciccio abbiamo fatto. E con questo abbiamo salvato il nostro 20° fogliolino, che è l'ultimo, giusto? Errore, PNF404, ok. Ormai dovremmo averli trovati tutti, no? Lo spero seriamente per me. Lo spero seriamente per me. Devo anche curarli, ma abbiamo già tutto quanto. E basta, alla ricerca dei materiali. Magari stanno qua, chi lo sa? La risposta è sì. Eccoci tornati. Per la penultima volta, post-game, probabilmente post-game escluso, all'accampamento. Riassunto del giorno 43. Abbiamo salvato e curato altri fogliolini. Abbiamo un bel po' di motivazione. Persone salvate 49. L'ultima rimasta è proprio lui. Già. Luminum, che non ci interessa ovviamente, 87%. Ho davvero fatto spawnare 41 Pikmin alati nuovi? Wow. Eh? Che stai facendo, Yonny?
solo qualche ricerca sulle creature. Più studio queste specie, più ne sono incuriosito. I loro processi evolutivi sembrano diversi dai nostri. Potrebbe essere così. Per curiosità, che tipo di esperimenti stai conducendo di preciso? Oh, ho solo sviluppato un piccolo programma di riproduzione delle creature. Ah, allora... aspetta, hai detto programma di riproduzione? Distruggilo subito! Metroid? No, speriamo di no. "44 gatti curarono tutti e tre fogliolini. Abbiamo appena salvato Grace di Sozor, ragazza ordinaria con degli occhi molto strani, che segue la sua passione girovagando per lo spazio. La polizia spaziale la ritiene sospetta." Ah, è disoccupata, eh? Folks, di Konohan, ha fatto fortuna creando e poi vendendo una startup di tecnologia. Il suo motto è "quando la barca affonda, tu fatti per primo". E poi Bo, che somiglia molto a M dei Konohan, sempre famoso per il suo talento e per la sua interpretazione. È un attore, ok? Recita il suo ruolo alla perfezione, qualsiasi esso sia. Quindi... fogliolini curati! Tutti! Perché lui ha mangiato molto nettare, quindi non è un fogliolino. Fermi un attimo, però. Fermi. Quando è vero che mi dispiace davvero un sacco non aver preso il rango di platino... abbiamo ottenuto l'oro in tutte le sfide, quindi ci sta. A meno che non mi stai per dire che devo ottenere il platino. È altamente probabile che questo tecnicamente non conti per il 100. Ah, che pizze! Perché, se... yay, questo vuol dire che c'è anche per le battaglie d'Andori. Tutti curati. Grandioso. 30 materiali. Congratulazioni. Da oggi ti nomino membro ufficiale dell'equipaggio. Urrà! Ho fatto bene a chiederti aiuto. Sì, ma non abbiamo ancora finito, ovviamente. Qualche altra cosa completata. Sì, ma tu sei rinnovabile. Sì, ma tu sei rinnovabile. Dai, in fretta. In fretta, sono bellissimi! Wow, quante saette shock posso comprare allora? Ah, un bel po', direi. Non ho finito qui, scialla, lo so, la quest si rinnova ogni volta. Il gioco infinito, il gioco seriamente infinito. Aspetta! Ah no, per niente, non ho tutti i tesori e non ho tutte le creature perché ci manca il boss finale. Ok, mi sa che, come ultimissima cosa, tu, al laboratorio, compriamo tanta roba, voglio 3 site shock, poi voglio altre bombe roccia, vai. Ne abbiamo 19. Ah, facciamo 20, dai. Ok. Poi, per le emergenze, kit di emergenza, ne voglio altri 3. Abbiamo così tanti ossi. Carota pic pic, ma ne prendo giusto 2. Non li abbiamo mai usati attivamente. Forse dovrei davvero cominciare ad usare queste. Perché sono bombe che costano poco più delle bombe roccia. Però, sì, ne prendo a minimo 4. Segugio. E facciamo anche 4... ascensori. Bene. Nella prossima parte di Pikmin 4 andremo nell'ultima cava del gioco. E se è come l'ultima cava di Pikmin 2, dovrò dividere in 2 l'episodio. Yay. See you next time, baby.